La cucina italiana è il più antico mensile di gastronomia del nostro paese. È nato nel 1929 ed era allora in formato tabloid. E come dice il sottotitolo, è un giornale di gastronomia per famiglie e buongustai. E da allora si propone di essere proprio il tramite tra gli chef e le persone che quotidianamente devono preparare il loro pasto quotidiano. E abbiamo sempre cercato di essere fedeli a questa storia e da qui siamo arrivati ad un mensile che è diventato un po' il punto di riferimento per questo settore, e questo mensile poi è diventato anche un sito web e una serie chiaramente di profili sui social network e delle applicazioni che sono presenti in Italia ma anche in tutto il resto del mondo, perché abbiamo delle versioni della cucina italiana anche all'estero, in Europa e negli Stati Uniti. Il modo di raccontare l'Italia è cambiato molto, perché qui abbiamo iniziato con personaggi come Filippo Tommaso Marinetti, che faceva parte del comitato di degustazione ed è comunque celebre per la sua cucina futurista. Da allora ad oggi chiaramente la modalità è molto cambiata, sicuramente siamo passati da grande testo a grandi immagini e quindi al racconto del cibo, alle parole del cibo, invece siamo adesso arrivati a raccontare molto di più il cibo. Cibo per immagini e per passaggi e per step. Dove arriveremo non lo so, in questo momento siamo davvero molto presenti su tutti i social network, che sono diventati il grande collettore di tutto quello che è il cibo in rete. Se ne parla tantissimo, si fotografa tantissimo e spesso si fotografa a prescindere dal fatto del suo gusto, del suo sapore, di quanto sia in realtà nutrimento ancora prima che bellezza.